dichiarazione di pandemia, anche se non ufficializzata, soprattutto in queste strutture, doveva far scattare immediatamente l'allarme. Quindi quello che abbiamo chiesto alla Procura è stato di accertare se i protocolli clinici successivi, ma anche quelli che dovevano esistere prima di controllo, erano stati applicati, perché se correttamente applicati siamo certi che avremmo avuto un contenimento di questa situazione. Far piena luce sui contagi e decessi da Covid-19 all'interno della RSA di Montevarchi. L'associazione Codici Centro Diritti per il Cittadino di Roma ha così presentato un nuovo esposto alla Procura della Repubblica di Arezzo. Abbiamo segnalato alla Procura alcuni adempimenti che dovevano essere effettuati già da oltre 5 anni, perché le norme erano in vigore oltre 5 anni, riguardanti le condizioni di risk management e di verifica dei percorsi, delle segnalazioni di rischi, insomma c'è tutta, diciamo, una disciplina a protezione che doveva essere applicata e che a nostro giudizio, se correttamente applicata, avrebbe dato la possibilità alle ASL di intervenire tempestivamente, tenendo conto che noi siamo consapevoli che stiamo puntando il dito proprio nei confronti delle ASL, perché l'organo di vigilanza di queste residenze sono proprio le ASL, che dovrebbero fare dei controlli periodici a sorpresa, quindi non avvisare la struttura che si sta arrivando per fare il controllo e verificare appunto la sussistenza di tutta una serie di requisiti per la segnalazione di rischi, perché comunque si tratta di luoghi in cui ci sono persone fragili, spesso, diciamo così, ormai a fine vita, e quindi sicuramente si trovano in una condizione in cui manifesteranno, per il normale andamento della vita, manifesteranno problemi, e quindi è necessario tenere un controllo, un monitoraggio per evitare che ci possa essere una espansione della problematica, come è successo in un caso naturalmente particolare come questa pandemia. L'associazione si è così messa a disposizione dei familiari degli anziani ospiti della RSA, pronta a fornire supporto legale. Temiamo purtroppo che vengano emanate norme, diciamo così, salva tutti, e questo lo riteniamo profondamente ingiusto, perché quando c'è una morte che si poteva e si doveva evitare, è giusto che chi ha subito, diciamo, la perdita del congiunto abbia la possibilità di far valere i propri diritti, anche semplicemente perché in molti casi i parenti che si rivolgono a noi vogliono giustizia, vogliono sentir dire che è stato un errore, che la struttura ha sbagliato e che quindi ha la responsabilità della morte del congiunto. La Procura di Arezzo aveva già aperto un'inchiesta sulle morti per Covid nelle RSA aretine, 31 in tutti i decessi in Valdarno, 19 a Montevarchi e 12 a Bucine. I reati ipotizzati contro ignoti sono quelli di lesioni colpose e omicidio colposo. Le indagini sono state affidate al nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri.